Benvenuti a questo nuovo appuntamento con ANSA Forum. Come sapete abbiamo fatto una serie di incontri durante la campagna elettorale per le elezioni europee che avete potuto vedere, che hanno avuto una grande audience di ascolto. La campagna elettorale è finita e il governo ha ripreso il suo lavoro, il suo cammino in un momento complicato, appunto quello post-elettorale. Per questo ci fa molto piacere oggi avere con noi ospite il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ringrazio Presidente, buongiorno per essere qui, grazie di essere qui. Buongiorno anche a lei, direttore, la ringrazio io per l'invito, è anzi un'occasione per salutare lei e tutti i giornalisti e i lavoratori qui dell'agenzia. Grazie Presidente, con me saranno il capo della redazione politica Giuseppe Tito, Serenella Matera che fa le domande, anche lei della redazione politica. Come sempre il nostro forum è in diretta, si può seguire su ansa.it, sui nostri canali social, ma in diretta saranno anche scritte le notizie e le parole che pronuncerà il Presidente che andranno a tutti i nostri abbonati. Dal 1945, Presidente, noi informiamo il Paese su quello che accade nelle istituzioni. Abbiamo raccontato, non io personalmente, ma chi ci ha preceduto, tutti i Presidenti del Consiglio, la storia dell'Italia, la cronaca, la politica, l'economia. Siamo gli occhi dell'Italia nel mondo, raccontiamo la realtà italiana nel mondo, siamo molto orgogliosi di questo, per cui veramente la ringraziamo della sua presenza perché poter parlare con lei, farle delle domande e farle ascoltare a chi ci ascolta in rete. È molto importante. La rete ci ha offerto una grande occasione. Fino a qualche anno fa noi lavoravamo soltanto per i nostri abbonati, con i quali continuiamo a lavorare chiaramente ed è un ruolo importantissimo, ma la rete ci ha aperto una possibilità di raccontare il paese anche alla pubblica opinione, quindi cerchiamo di farlo nel modo migliore, con correttezza, con trasparenza e soprattutto con l'oggettività che deve avere un'agenzia di stampa che non tifa per nessuno, ma tifa per l'informazione e per la libertà del paese. Bene, no, sono consapevole del vostro ruolo, siete un po' la cinghia di trasmissione per quanto riguarda tutto il circuito informativo e chiaramente quindi sono ben conscio della Grazie. importanza del vostro ruolo e quindi è consapevole anche di dover stare molto attento a quello che dirò perché verrà diffuso sia in diretta social e poi a tutti i E noi circuiti saremo informativi. molto attenti a come lo scriviamo. Allora, prima di cominciare le domande, io le faccio vedere una breve scheda che ci ha realizzato la nostra redazione immagini in cui abbiamo un po' ripercorso questo anno di governo e in questo frangente che l'ha vista così protagonista, forse un po' inaspettato, prima delle elezioni. Prego la regia di mandarla Mi in onda. propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Giuseppe Conte, 55 anni, si presenta così appena ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Giuro di essere fedele alla Repubblica. A un anno esatto dal giuramento dinanzi a Mattarella, più volte ha cercato di indossare quei panni, ma con crescenti difficoltà. Incontrando una delegazione di risparmiatori. Il suo primo incontro istituzionale è con una delegazione di risparmiatori danneggiati, che definisce una sua priorità. Alla sua prima festa della Repubblica da Premier sfila con una coccarda tricolore appuntata sulla giacca. Ce l'avrà anche alla parata del 2 giugno scorso. Al suo esordio in aula per il dibattito sulla fiducia, Di Maio e Salvini lo aiutano a districarsi tra le carte del discorso, ma il sodalizio non sarà sempre così solido. Al G7 di Charlevoix, il battesimo del fuoco con i grandi della politica internazionale. Ne tornerà con un invito di Trump alla Casa Bianca che onorerà il 30 luglio 2018, dove incasserà l'appoggio USA sulla Libia. Esordio positivo anche al Consiglio europeo, da dove, dopo una maratona notturna sui migranti, annuncia. L'Italia non è più sola. Ma il tema migranti, con quello dello sblocco dei cantieri, della riforma della giustizia e della flat tax, insieme ad una crisi economica che sfocia nella recessione, resta uno dei nodi che man mano incrinano i rapporti tra i due alleati di governo, Movimento 5 Stelle e Lega. A inizio febbraio 2019, tuttavia, il Premier si mostra ottimista sul futuro del paese, profetizzando un anno bellissimo nonostante i dati congiunturali non favorevoli, ricucendo i rapporti all'interno dell'esecutivo. Non c'è motivo per perdere la fiducia. Ma con l'avvicinarsi della campagna elettorale per le elezioni europee, il confronto tra i due alleati assume presto i contorni dello scontro vero e proprio, mettendo più volte a rischio la tenuta del governo.
Una situazione che all'indomani del voto induce il Premier ad imporre un opt-out ai due alleati. Scelte chiare o me ne vado. Chiedo una risposta chiara, inequivoca e anche rapida, se mi permettete, perché il Paese non può attendere. Il futuro di questo governo è un capitolo ancora da scrivere. Bene, ringrazio i colleghi per questa scheda. Presidente, abbiamo visto un anno molto molto intenso, e con alti e bassi, con momenti complessi, grandi relazioni internazionali e l'elemento economico che è fondamentale, e arriviamo proprio all'attualità di oggi. Ci sono stati nuovi incontri, lei ha fatto questa conferenza stampa nei giorni scorsi proprio per dare questo opt-out di cui raccontavamo nella scheda. Beh, lei si sente ottimista dopo questi incontri che ci sono stati? A che punto siamo? Diciamo, quello che si è scritto è che sia stato un primo incontro, un po' interlocutorio, ancora con molto lavoro da fare, però insomma, vi siete rivisti, vi siete rincontrati, c'è un grande programma davanti. A che punto siamo, Presidente? Siamo a un punto molto buono, perché il primo incontro di lunedì sera con i due vice premier è servito un poco a guardarci negli occhi. Era tempo che non lo facevamo, perché almeno tutti e tre insieme, perché ovviamente la campagna, la competizione elettorale li ha visti impegnati i vice premier. Io ovviamente ho continuato a svolgere tutti gli impegni istituzionali, ma di fatto tutti e tre insieme era da tempo che non ci ritrovavamo. È stato un clima di rinnovata fiducia, reciproco dialogo, un clima molto sereno, devo dire la verità. Abbiamo parlato a lungo, abbiamo fatto le ore piccole, ma e oggi è stato anche importante, perché ci siamo ritrovati oggi per una riunione economica, perché l'avevo chiesta io, avevo rinviato tutti alla riunione di oggi per iniziare a impostare la manovra economica. Perché è importante che ci si inizi a confrontare anche sui dati economici, quindi ad affrontare, come dire, gli argomenti dal punto di vista concreto. E devo dire che anche questa mattina ne traggo una impressione molto positiva, per cui, per rispondere alla sua domanda, sono ottimista. Sono ottimista perché addirittura oggi abbiamo impostato un lavoro, ho proposto la creazione di alcuni tavoli rispetto ad alcuni grandi dossier che ci aspettano collegati alla manovra economica. Sono 7 in particolare. C'è il dossier sulla spending review, quindi un tavolo che partirà, sempre coordinato da me, dal Ministro dell'Economia, ovviamente i vicepresidenti se vorranno partecipare, ma in ogni caso lavoreremo alla spending review, tax expenditures, privatizzazioni, cuneo fiscale, lavoreremo ancora all'export, perché dobbiamo... È un tavolo già avviato da tempo, a cui tengo particolarmente, per rinforzare e supportare meglio, sostenere meglio le nostre aziende che operano all'estero. Poi ancora avremo sono 6-7, ma insomma più o meno ci siamo, privatizzazioni, non so se l'ho detto, sono i vari, e poi c'è anche il piano per il Sud, perché siamo tutti consapevoli che l'Italia riparte se riparte il Sud. Quindi da qui nascerà una... contesto, diciamo, di lavoro un po' diverso da quello del primo anno. Il primo anno noi ci siamo insediati il primo giugno, siamo ritrovati a dover fare una manovra economica, siamo partiti, ma insomma ci siamo ritrovati con l'estate di mezzo e poi la manovra economica autunnale. Oggi invece la manovra economica possiamo impostarla già adesso, alcuni tavoli erano già partiti, in questo modo riusciamo a operare con maggiore, con una strategia più lungimirante, più impostata, e sono molto confidente. Quindi 7 tavoli in vista del grande appuntamento di settembre, che è appunto quello della manovra, che rappresenta per tutti i governi uno scoglio. In questa fase certamente lo sarà, e questo è un po' la prospettiva dei prossimi mesi. Sull'attualità però incombe un po' Bruxelles, l'Europa e la mannaia di una procedura di infrazione. Io introdurrei nella nostra chiacchierata la nostra redazione di Bruxelles e chiamerei in causa il responsabile della nostra redazione, Enrico Di Buzzi, che saluto. Tutti i giorni Enrico e i colleghi di Bruxelles ci raccontano come l'Europa ci vede, i segnali che ci manda. Anche oggi ci sono stati segnali importanti sul fronte dei conti, sul fronte dei nuovi equilibri europei. Enrico, che domanda pensi che si debba fare in questo momento al Presidente a quest'ora oggi, perché è una giornata cruciale anche sul fronte dei rapporti con l'Europa? Sì, buonasera a tutti, buonasera Presidente. Buonasera.
Anche oggi dalla Commissione europea sono arrivati segnali di apertura nei confronti dell'Italia, nonostante il fatto che si sia ribadito che ci sono le condizioni per aprire una procedura per deficit eccessivo. Ma tra il commissario Moscovici e anche altre indicazioni raccolte, l'apertura verso l'Italia resta. C'è molta preoccupazione per questo confronto in atto e per il suo esito, tuttavia l'atteggiamento posso dire che è di apertura. Certo viene ribadito in continuazione e soprattutto in questi ultimi giorni che dall'Italia si attendono elementi nuovi e un percorso credibile per evitare questa mannaia, come diceva il direttore, della procedura di infrazione sul debito. Ecco, Presidente, la mia domanda, o anzi meglio, le mie due domande sono queste. Quali elementi potranno essere forniti dall'Italia in questo confronto con l'Europa e quando? E ne aggiungerei un'altra. Secondo lei c'è spazio per costruire insieme all'Europa il cosiddetto percorso credibile per assicurare la stabilità dei conti pubblici? Grazie, Enrico. Guardi, l'Italia ovviamente è ben lieta che la porta sia aperta, ci mancherebbe, e noi siamo sempre disponibili a confrontarci con Bruxelles, perché l'ho già dimostrato nel corso dello scorso mese di dicembre, non è, l'abbiamo dimostrato coi fatti, non è interesse dell'Italia una procedura di infrazione subire, non è una prova muscolare, non l'abbiamo mai intesa in questi termini. Noi vogliamo assolutamente, anzi, dialogare con l'Unione Europea, in particolare con la Commissione, abbiamo degli ottimi argomenti, perché dal monitoraggio anche che stiamo effettuando, e oggi questo incontro è servito anche a questo, anche se adesso non voglio, come dire, declinare i dati economici qui adesso, però sicuramente riusciamo a ridurre il debito in una maniera che forse neppure noi ci aspettavamo. Riusciamo a mantenere le promesse, questo è dovuto al fatto che abbiamo delle entrate più cospicue rispetto a quelle che avevamo prudenzialmente stimato. Questo conferma anche che siamo stati molto responsabili, come avevamo dichiarato, nel congegnare la nostra manovra economica. Quindi oggi ci ritroviamo con un flusso di entrate più cospicue, questo vale sia per le entrate tributarie, i contributi, quindi previdenziali, e vale anche per quanto riguarda gli utili che ricaviamo dalle partecipazioni. Questo ci consentirà per questo 2019 di rispettare ampiamente e forse migliorare anche quei risultati che avevamo preannunciato e messo a bilancio. Ovviamente a noi interessa un percorso anche di più lungo termine, un arco temporale che abbracci anche l'anno prossimo e quello successivo, e da questo punto di vista siamo pronti a confrontarci con numeri alla mano con Bruxelles, molto fiduciosi di poter offrire le risposte che a Bruxelles si aspettano. Però nello stesso tempo sarà anche questa l'occasione per chiarire quella che è la nostra filosofia di governo, cioè è un'occasione che sfrutterò io personalmente come Presidente del Consiglio, anzi vi lancio qui la notizia che ho pressoché ormai preparato una bozza di lettera che rivolgerò alle istituzioni europee, diventerà pubblica perché non è un affare privato tra me e i componenti della Commissione, e da questo punto di vista sarà un'occasione per ribadire come da un lato vogliamo assolutamente rispettare il patto di stabilità e crescita e riteniamo di aver impostato una manovra in linea col patto di crescita e stabilità, ma dall'altro lato, come abbiamo preannunciato, non vogliamo rinunciare a offrire un contributo critico. È il momento quindi di affrontare per bene il contenuto di queste regole che sono state concepite, elaborate in tempi ormai distanti. Bisogna aggiornare queste regole allo stato attuale della nostra casa comune. Dobbiamo ad esempio tener conto di alcuni fattori che non sono stati mai considerati. Io, se devo essere in un contesto con altri competitori, perché non dimentichiamo mai
che la prima competizione avviene all'interno del mercato unico, del mercato europeo, con gli altri stati membri. Allora per poter competere dobbiamo avere parità di chance. E io considero ad esempio un comportamento, si dice tecnicamente unfair, sleale, quello di chi ad esempio usa la leva fiscale, una tassazione fiscale particolarmente agevolata all'interno di un mercato unico. Quindi lo considero dumping fiscale, questo vale anche per il dumping sociale. Se ci sono dei costi della manodopera in ragione anche di abbassamento di livelli di protezione dei lavoratori, sensibilmente che variano, anche lì io subisco, cioè io sono costretto formalmente a rispettare alcune regole e perseguire determinati obiettivi comuni a tutti, ma ovviamente in un quadro di condizioni che non sono paritarie. Questo vale anche per il surplus. Se io ovviamente ho dei paesi che metto da parte il risparmio e in un sistema integrato come il nostro non mettono a disposizione questo surplus a beneficio di tutti, per cui non consentono quindi di incentivare l'export degli altri paesi, questo mi danneggia. Allora bisogna confrontarsi. Un po' la Germania questa, non la vuole citare, ma insomma è un po' la possiamo citare, perché sicuramente la Germania è noto, sono dati economici, esattamente. Ma voglio dire, non è il discorso di un singolo Stato membro, sono regole comuni. Secondo me questa deve essere l'occasione, e l'Italia è determinata a farlo, per rivedere il quadro, per discuterle pubblicamente. Nessuno deve spaventarsi e preoccuparsi se oggi, a distanza di anno, ci ritroviamo a distanza di anni, ci ritroviamo intorno a un tavolo. Io non sto discutendo sulla procedura, non è un modo furbesco, non è un modo assolutamente subdolo per sottrarmi a delle regole vigenti, l'ho sempre detto, le applichiamo e su quel tavolo siamo disponibili a dialogare a regole vigenti, ma contemporaneamente pongo, siamo all'avvio di una nuova legislatura europea, io pretendo, lo pretendo perché se siamo corretti tutti tra di noi non ci si può sottrarre a questo dialogo, che si affronti a questo tema in prospettiva. Beh, lei li ha incontrati, ha parlato in questo anno più volte con i protagonisti di questa scacchiera, di questa partita europea. Lei pensa che questo sia un ragionamento che sono disponibili a intraprendere insieme e arrivare davvero a regole magari più flessibili che diciamo non danneggino così i paesi come il nostro che hanno delle difficoltà maggiori? Guardi, in questo momento noi parliamo tanto di Europa, ma ovviamente dobbiamo confrontarci con la differente sensibilità di 28 Stati membri, 28 leader tra capi di Stato e capi di governo e governi ovviamente. Quindi è chiaro che è un percorso non facilissimo, ma tutti i leader europei, i miei omologhi, conoscono le mie sensibilità, perché a tutte le riunioni del Consiglio europeo a cui ho partecipato, sia che si tratti di immigrazione, sia che si tratti di unione monetaria ed economica, bancaria, sia che si tratti di innovazione e ricerca, conoscono le mie sensibilità, come più o meno io ho colto che ci sono delle sensibilità a volte simili da parte di altri leader, delle volte invece ci sono altri governi che mi appaiono un poco più resti ad affrontare questi temi. È normale, è una dialettica normale. Quello che non potrò accettare e che non ci si voglia sedere intorno a un tavolo per discutere l'eventuale aggiornamento delle regole europee. Questo vale, guardi, anche non è un discorso solo interno, ragioniamo di competizione, regole di concorrenza. Il quadro mondiale, globale, è cambiato. L'Europa deve poter competere con delle economie che adesso stanno marciando in modo molto spedito. E allora se noi applichiamo per noi delle regole sulla concorrenza nate negli anni 70-80, è ovvio che siamo svantaggiati nella competizione globale. Noi oggi dobbiamo ammettere che in alcuni settori di attività dobbiamo poter creare delle concentrazioni, perché quelle nostre imprese dovranno assumere maggiori dimensioni per competere nello scenario globale. Presidente, intanto quello che lei ci sta dicendo è già uscito sui canali ANSA, ringrazio i colleghi Esposito e Grassi che sono dietro le quinte ma che stanno scrivendo: Conte, sono ottimista sulla manovra, ritrovato un clima di dialogo. Questo è il primo titolo, la prima bicole stelline come noi la definiamo in gergo, un titolo, un flash che poi
è stato pubblicato, come si può vedere anche sul nostro sito. Giuseppe, la prossima domanda, prego. Presidente, però comunque si preannuncia battaglia per la nuova Commissione UE in ogni caso. Ecco, lei come intende affrontare questa battaglia? Cosa si aspetta per l'Italia? E nel caso in cui un ministro del suo governo dovesse trasferirsi a Bruxelles, questo potrebbe anche rappresentare un inizio di un rimpasto di governo qui a Roma? Guardi, questo clima che ovviamente in cui si fanno sempre più intensi i dialoghi e i discorsi in vista ovviamente delle prossime nomine, l'Italia in questo clima è pienamente partecipe di questo clima, perché ovviamente io rappresento un paese che non può rimanere ai margini di questo dialogo, tant'è vero, devo dire la verità, che non c'è assolutamente da parte di nessuno la volontà di tenere ai margini l'Italia, sarebbe una follia. Da questo punto di vista, voi sapete, lunedì mattina mi è venuto a trovare lo Spitzenkandidat del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, è venuto a trovarmi a Palazzo Chigi. Nella stessa giornata, pensate, ho incontrato anche due leader, ho sentito per telefono due leader del PPE, che sono Plenković e Kranitz, e altri ancora. Giovedì incontrerò, Macron ha chiesto un bilaterale, lo incontrerò a Malta. Siamo nel pieno quindi di una discussione aperta, dove l'Italia da questo punto di vista ritiene, non sta puntando su uno specifico candidato, ho chiarito molto la posizione, ed è siccome è una posizione molto lineare, ho difficoltà anche a dichiararla pubblicamente. L'Italia in questo momento c'è ad esempio il candidato il criterio dello Spitzenkandidaten, che è il criterio privilegiato al Parlamento. L'Italia ritiene che sia un criterio ma non sia l'unico, quindi non ritiene che debba prevalere e debba oscurare tutti gli altri. Ad esempio per noi è importante anche il criterio geografico, che peraltro è espressamente richiamato nei trattati, quindi ci deve essere un equilibrio anche geografico. C'è un altro criterio, ad esempio quello di un equilibrio tra paesi piccoli e grandi, c'è il criterio di genere, ci piacerebbe anche che alcuni candidati alle cariche apicali rispettassero l'equilibrio di genere e via discorrendo. Quindi l'Italia partecipa attivamente, vuole un equilibrio e ha anche chiarito che per sé rivendica una posizione di primo piano, un portafoglio economico. Per ragioni di eleganza non chiederò per l'Italia e non chiedo per l'Italia il commissario per gli affari economici, evidentemente siamo in limite rispetto a una procedura di infrazione, non mi sembra elegante chiederlo, però un altro portafoglio economico consistente, importante, senz'altro lo rivendichiamo per l'Italia e in ogni caso rivendichiamo la piena partecipazione dell'Italia a queste designazioni. Il clima è molto buono, molto proficuo. Vediamo se nel Consiglio europeo del 20 e 21 giugno riusciremo già a pervenire a una soluzione, ma altrimenti continueremo a sentirci, a lavorare per trovare i migliori candidati. L'Italia si premura che siano candidati di valore, che abbiano una sensibilità che li porta a saper interpretare lo spirito dei tempi. Perché io dico sempre che noi abbiamo bisogno di europeisti a buon mercato, abbiamo bisogno di europeisti fideistici, in questo momento abbiamo bisogno di europeisti critici, che colgano quali sono anche le criticità, che siano consapevoli delle difficoltà anche che l'Europa, l'edificio comune in questo momento sta attraversando, in modo da poter rilanciare il disegno europeo con ancora più forza. Serenella è una delle colleghe dell'Ansa. Per quanto riguarda il rimpasto, al momento non è all'ordine del giorno, nel senso che su questo sono molto chiaro. Il rimpasto, il Presidente del Consiglio non avverte l'esigenza, rimpasto è una parola che a me non piace, è una sfumatura lessicale, rimpastare qualcosa, una ricomposizione della compagine governativa. Il Presidente del Consiglio non esprime questa esigenza, non è portatore di questa esigenza, è contento di tutti i suoi ministri e di tutti i suoi sottosegretari e non tollera che nessuno glieli tocchi e li critichi. Per quanto riguarda invece l'eventuale sensibilità di qualche forza politica o delle entrambe le forze politiche a ridiscutere una qualche ricomposizione, fin qui non c'è stata. Ove ci fosse,
affronteremo questo tema con molta serenità, cercherò di capire come e perché le ragioni, se ci sono delle ragioni personali, se qualche ministro o sottosegretario intende farsi da parte per dedicarsi a un'altra attività istituzionale, lo vedremo, ma al momento non è nell'ordine delle cose. Stavo dicendo, Serenella è una delle colleghe della redazione politica che la segue spesso nei viaggi, nella sua attività internazionale, segue la sua attività, quindi è proprio una ingaggiata tutti i giorni 24H sull'attività del governo. Prego, Serenella. Io oggi sto seguendo in particolare il dibattito che si è aperto tra le persone che stanno seguendo la sua diretta Facebook. Ci sono ovviamente tanti suoi estimatori, ci sono molte critiche, insomma c'è anche un dibattito tra di loro, tra le persone che ci seguono. Tra di loro non... Però finora noto... Non ci seguono più allora, ormai sono tagliato fuori, esatto. Parlano tra di loro. Però noto una grande attenzione soprattutto ai temi economici di cui abbiamo discusso finora. E mi inserisco chiedendole, ci sono alcune persone che le chiedono in particolare della flat tax. C'è Giulia che scrive a ripetizione per dirle non faccia la flat tax, scrive sarebbe la fine dei 5 Stelle. Lei ci ha detto che stamattina avete impostato il lavoro per la prossima manovra, quella che dovrete fare a ottobre per il prossimo anno. È una manovra che si annuncia abbastanza pesante perché potrebbe essere di oltre 40 miliardi tra sterilizzazione delle clausole IVA ed eventuale flat tax. Le volevo chiedere se avete discusso appunto della flat tax e delle sue coperture e se avete anche valutato una possibile rimodulazione delle aliquote IVA, che è una cosa che ci sollecita l'Europa da tempo. Sarei curioso di conoscere Giulia, il mestiere di Giulia, perché è un po' anomalo che qualcuno dica no, non abbassate le tasse. Di solito è una richiesta, diciamo, che raccoglie il plauso, un ampio plauso. Ma battute a parte, vorrei dire a Giulia, qui mi rivolgo a Giulia anche se è un volto anonimo in questo momento, che è sbagliato dire non fate la flat tax perché è una riforma della Lega e sarebbe la morte del Movimento 5 Stelle. Giulia, noi dobbiamo lavorare per il Paese, siamo qui per lavorare per il Paese. Io quello che ho cercato di trasmettere e continuerò a trasmettere sino alla fine della legislatura, augurando che la legislatura, diciamo, questo governo duri fino alla fine della legislatura, è che non ci sono riforme di una forza o dell'altra, ci sono riforme che fanno bene al Paese o riforme che sono fatte male e fanno male al Paese. Quindi flat tax è un problema, la pressione fiscale in Italia è un problema perché ha livelli molto elevati, abbiamo di tassazione, ma io dico anche che non è solo un problema di abbassare la pressione fiscale e lavorare ovviamente in questa direzione, perché chiaramente sarebbe un forte impulso anche alla crescita economica. La crescita economica, se voi parlate con 100 economisti, vi daranno 100 ricette diverse, non ce n'è una in realtà. Bisogna lavorare per la ripresa economica e il rilancio economico e lo sviluppo anche sociale, un mix, mantenere in equilibrio un mix che peraltro, attenzione, non vale neppure in astratto, perché vale sulla base delle condizioni specifiche di quel determinato paese, di quella determinata realtà economica, di quella determinata realtà sociale. Le regole e le ricette che vanno bene per un paese non vanno bene per un altro. Infatti io sono sempre contrario a trasportare, trasferire in modo automatico ricette dall'uno all'altro paese. Detto questo, sicuramente lavorare in questa direzione farà bene al paese. Il problema è che ovviamente non è solo un problema di rimodulazione delle aliquote, di livellamento, flat tax significa appiattimento, livellamento delle aliquote, è un problema, io dico, più generale. Se noi abbassiamo la pressione fiscale ma non costruiamo una relazione più virtuosa tra contribuenti e amministrazione finanziaria, non otteniamo lo scopo. Io sono molto ambizioso in questa direzione. Se io non riformo la giustizia e il processo tributario, in questo momento noi abbiamo per esempio 3 gradi di processo tributario, quindi con tutte le lentezze del nostro sistema giudiziario io non posso lasciare un contribuente, immaginate non solo il singolo ma anche un imprenditore che debba accantonare delle somme per il contenzioso fiscale e delle volte le contestazioni sono veramente cospicue, somme cospicue, ma io posso bloccarli, se le deve pagare le pagasse subito, decidiamo, ma non possiamo star lì 10 anni
che va in dissesto finanziario in ragione di un accantonamento e poi semmai vince in Cassazione. Questo significa lavorare per le riforme che fanno bene al Paese. Grazie Presidente, poi affronteremo un po' i temi di politica internazionale. Prima le volevo fare una domanda, una curiosità personale che si lega a questa tabella che le faccio vedere e che è pubblicata sul sito dell'ANSA. Oggi è uscito il rapporto Reuters, che è una grande agenzia internazionale la cui fondazione studia l'informazione digitale. E l'ANSA, lo dico per fare un po' di marketing aziendale, è uscita come l'organo online più affidabile di tutti. Questo, diciamo, è... Mi sento confortevole. No, la ringrazio, ma io voglio fare... mi fa piacere dirlo oggi perché voglio ringraziare i colleghi dell'ANSA che fanno un grandissimo lavoro. Ma al di là di questo... Complimenti. Grazie, Presidente. No, ma al di là di questo io sono curioso di sapere, lei prima di diventare Presidente del Consiglio, come si informava? Con i giornali, con la rete, con i social? E poi come è cambiato da Presidente la sua giornata con l'informazione, al di là della battaglia che fa con noi dalla mattina alla sera? Allora, confesso, non ricordo se l'ho già dichiarato, potrebbe essere una primizia, che io non avevo né Facebook, né Instagram, né Twitter, nulla. Quindi dal 1° giugno, quando mi sono insediato, mi è stato spiegato che non era impossibile poter lavorare oggi, soprattutto in un ruolo così di alta responsabilità, senza dei canali di comunicazione anche social. Tant'è vero che nel giro di qualche giorno li abbiamo subito creati. E all'inizio li ho un po' trascurati. Oggi mi capita qualche volta di seguire io stesso le risposte e i commenti, anzi cerco di farlo abitualmente, perché sono comunque uno specchio di tante persone che ci seguono, tante persone che esprimono la loro opinione. Mi rendo conto che è un meccanismo ovviamente informativo che ha un contesto ben particolare. Cioè è chiaro che il fatto di poter digitalizzare una risposta in 2 secondi significa anche una reazione più emotiva, delle volte certo, istintiva, rispetto a un pensiero più argomentato. Però è un utile stimolo, è un utile confronto. Prima mi affidavo a dei canali più tradizionali, leggevo i giornali, devo dire la verità, neppure tutti i giorni. Poi molto spesso c'erano, ormai anche i giornali sono online, e capitava durante l'attività lavorativa che si andasse a controllare un attimo la pagina delle principali testate giornalistiche. Oggi i giornali, in ragione di questa attività, non ho il tempo per leggerli con attenzione, eccetera. Qualche volta, ecco, non sono neppure tanto snob da trascurarli del tutto. Cerco un poco ogni tanto, leggo qualche titolo quando ho tempo, c'è qualche giornata in più, qualche volta il fine settimana in cui ho maggior agio per leggerli, un po' per sfogliarli. A me piacciono tanto le pagine culturali, quelle sì, e chiaramente le pagine culturali richiedono anche un po' di tempo. Un po' di tempo, sì. Serenella. Torniamo, come diceva il direttore, alla politica, cioè alla sua attività all'estero. In questo anno di governo ha fatto diverse missioni di sistema. La settimana scorsa è stato in Vietnam, ancora prima era stato in Cina. Tra l'altro il memorandum firmato dall'Italia con la Cina è stato anche molto criticato. Le volevo chiedere, anche alla luce della guerra di dazi in corso tra Stati Uniti e Cina, come pensa adesso, cioè in prospettiva, lavorare per potenziare l'export italiano? Su che fronti pensa di muoversi? Ma guardi, ho menzionato prima che partiranno dei tavoli per approfondire alcuni temi e soprattutto per offrire la possibilità al nostro sistema paese di potenziare anche l'azione di governo e quindi gli effetti di questa azione in alcune direzioni. Tra questi ho menzionato anche l'export. Deve sapere che è ormai quasi un paio di mesi che questo tavolo di lavoro sta funzionando, perché mi sono subito reso conto, io credo di aver accumulato sin qui 36-37 missioni all'estero, ho viaggiato tantissimo e devo dire che sono stati tutti viaggi molto significativi, perché come lei detto spesso sono viaggi di sistema, comunque visite ufficiali. L'ultima volta in Vietnam ho incontrato circa 300-400 imprenditori italiani che erano lì per incontrare tutti i rappresentanti anche istituzionali, economici, stakeholders economici di tutti i paesi del sud-est asiatico, un quadrante in forte espansione economica.
E allora bisogna offrire un sostegno ai nostri esportatori. Spesso sono grandi imprese, ma sono anche medie e piccole imprese. Le ambasciate hanno un ruolo nevralgico in questa prospettiva, ma è chiaro che noi dobbiamo offrire consulenza giuridica, finanziaria, assistenza, sostegno appunto finanziario e poi anche assicurativo. Ecco, su questi tre pilastri sto cercando di riorganizzare, dare impulso a una riorganizzazione del sistema dell'export italiano, in modo da renderlo ancora più vincente. Presidente, vuol tornare comunque ancora sulla politica interna. Ecco. Leggiamo, soprattutto nelle ultime settimane, di suoi sfoghi sui giornali, out-out agli alleati, i paletti del Presidente del Consiglio, poi anche qualcuno anche leggete smentito. Leggete anche le smentite? Sì, eh? Sì, qualcuno anche smentito, ecco, quindi sicuramente. Però ecco, io le chiedo, ma i rapporti politici e umani con i due vicepremier, ecco, poi qual è lo stato dell'arte? A che punto stanno? Insomma, ecco, a prescindere ovviamente dalle ricostruzioni giornalistiche, dico. No, forse non sono stato creduto quando in varie occasioni nel corso di qualche intervista ho dichiarato che a dispetto di tutta quella dialettica che viene costruita sui giornali, noi in particolar modo con i vicepresidenti, no? Con Luigi Di Maio e Matteo Salvini, quando ci sediamo intorno a un tavolo lavoriamo in modo molto produttivo, ci confrontiamo diciamo su degli obiettivi concreti, reali, e il clima, guardi, sarà difficile credere, ma io litigi non ne ricordo. Ci può essere stato qualche momento in cui c'era un contrasto di opinioni, ma sempre affrontato in modo molto pacato, molto civile, delle volte anche convinto perché c'era una convinzione dietro, ma mai un litigio. E questo si era un po' perso, nel senso che leggevo i giornali, c'era una competizione elettorale, una dialettica che mi ha preoccupato perché i toni erano veramente molto veementi, quindi da questo punto di vista mi ha fatto molto piacere poter, mi ero sentito singolarmente con l'uno o con l'altro, ma ritrovarci tutti e tre e scoprire che non è cambiato nulla, cioè nel senso che al di là del fatto che probabilmente i giornali continueranno, per carità, a cercare di ricostruire anche degli spazi di dialettica, diciamo così, e capisco che un po' la logica anche di chi intende enfatizzare qualche passaggio critico. Però la realtà è che il clima di lavoro era, e ho constatato, rimane molto veramente efficace, produttivo, proficuo per lavorare negli interessi del Paese. Era quello che chiedevo, ed è quello che sto riconquistando, diciamo, insieme a loro. Da questo punto di vista, quindi, prima ho dichiarato sono ottimista, ma il mio è un ottimismo della ragione, non è l'ottimismo fideistico di chi vorrebbe dire al Paese non vi preoccupate, io voglio stare ancora qui, non mi muovo, e di chi effettivamente si rende conto che possiamo ancora far molto per il Paese. Presidente, io la riporterei invece un po' sul piano internazionale, mentre il nostro collega Tibuzzi si prepara appunto per una domanda sul fronte europeo. Ho avuto occasione recentemente di intervistare insieme alle principali agenzie internazionali il Presidente Putin a San Pietroburgo e mi ha molto colpito nel corso di questa intervista la risposta che ha dato all'ANSA, che mi ha dato sul suo prossimo viaggio in Italia. Putin ha detto: io non mi aspetto che l'Italia possa modificare il regime delle sanzioni internazionali, perché l'Italia fa parte di un contesto ben preciso, ma so bene che i rapporti con l'Italia, l'amicizia con l'Italia, con il governo e anche con l'opinione pubblica italiana possono aiutare molto l'Europa ad aprire una fase di dialogo maggiore con la Russia. Era veramente molto, come dire, si aspettava molto da questa visita. Lei che cosa si aspetta? Cosa pensa che possa, come pensa che si possa meglio sviluppare il rapporto tra noi e la Russia e comunque tra l'Europa e la Russia? Guardi, la Russia è un partner economico molto importante per l'Italia, ma lo è anche per altri paesi europei. Se voi analizzate un attimo le tabelle degli scambi commerciali, vedete che ci sono altri paesi, non meno dell'Italia, interessati a coltivare e intensificare questi scambi economici commerciali. L'Italia peraltro ha anche vanta dei rapporti tradizionali con, dal punto di vista anche culturale, con la Russia,
è un paese in cui noi abbiamo sempre guardato con grande attenzione sul piano culturale. Quindi da questo punto di vista questa non è una situazione auspicabile che si protragga questa delle sanzioni. Ovviamente ci sono degli accordi di Minsk e allora bisogna lavorare per creare le premesse perché si possa cambiare atteggiamento. Occorre uno sforzo, io l'ho detto, l'ultima volta che ho incontrato il Presidente Putin è stato in occasione a Pechino, in occasione del secondo forum sulla Belt and Road. Siamo stati un'ora a parlare da soli, non è stato un incontro tête à tête e nel corso di quell'incontro ovviamente ho ribadito anche che l'Italia è molto sensibile alla prospettiva di superare questo clima sanzionatorio perché è un clima che non agevola nessuno, né tantomeno la Russia, né tantomeno l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea. Ovviamente occorrono dei segnali da entrambi i fronti. Io stesso mi sono reso disponibile per promuovere, diciamo, un, se ovviamente ritenuto opportuno, promuovere, diciamo, il superamento di questa condizione di stallo, perché a parlare con gli uni e con gli altri viene imputato alla controparte la responsabilità di non procedere nell'implementazione degli accordi di Minsk. Detto questo, ci sono grandi prospettive per quanto riguarda i rapporti con la Russia. Sono ben lieto di poter ricevere il Presidente Putin che sarà qui in Italia, incontrerà ovviamente, sarà ospite del Presidente della Repubblica, sarà anche ospite mio, farà piacere anche creare l'occasione per un forum per poter anche con gli imprenditori italiani e russi avere uno scambio e rendere anche proficuo questo incontro. Grazie Presidente, seguiremo questa visita con grande attenzione perché effettivamente strategica. Allora, ridarei la linea a Bruxelles, sempre per restare sul tema della politica internazionale, per una domanda di Enrico e poi lo lasciamo perché ha una giornata molto molto complicata anche lui. Prego Enrico. Grazie. Grazie. Presidente, lei come ha accennato prima, il 20 e il 21 giugno, la settimana prossima, si incontrerà con gli altri leader europei per parlare di nomine. E la situazione è molto fluida, di nomine girano tanti, però io le vorrei chiedere come vedrebbe lei un tedesco, nel caso specifico si parla dell'attuale presidente della Bundesbank, al posto di Mario Draghi alla guida della BCE e parallelamente oggi il presidente Macron in qualche modo ha rilanciato anche la candidatura della Merkel alla guida della Commissione europea. Secondo lei è giusto che la Germania si assuma le sue responsabilità prendendo il comando di almeno una di queste due grandi istituzioni europee? Diciamo non tutte e due contemporaneamente. Guardi, battute a parte, sulla BCE credo che ragionalmente qui sia una partita che viene giocata in via derivata, nel senso che adesso bisogna concentrarsi cioè sulla presidenza della Commissione, perché però ecco l'Italia è anche portatrice di una logica, di un approccio in termini di pacchetto. Non si può pensare solo alla presidenza della Commissione trascurando e poi rinviando a un momento successivo le altre nomine. Ci sembra più appropriato definire un quadro complessivo di modo che pur partendo dalla presidenza della Commissione si possa già contemporaneamente definire con un certo equilibrio ovviamente da tutti i criteri, evocando e applicando tutti i criteri in gioco, si possa poi definire il quadro delle altre nomine. Però, ripeto, bisogna partire dalla Presidenza della Commissione e poi sicuramente BCE e poi Presidenza del Consiglio Europeo, Presidenza del Parlamento Europeo, via discorrendo. Per quanto non entro quindi in questo momento nel toto candidati. Io ho parlato personalmente con la Cancelliera Merkel, l'ho detto pubblicamente, la Cancelliera Merkel è una persona che ha una grande credibilità sul piano, diciamo, dell'esperienza, della capacità anche di gestire dossier molto complicati, l'ho vista molte volte all'opera, io stesso, ha una grande, d'altra parte, alle spalle un lungo arco di attività politica che la rende molto sperimentata, sicuramente sarebbe un ottimo candidato per la presidenza.
però a quanto ne so lei stessa non pensava a questo impegno e quindi credo che sia quello che lei ha richiamato un attestato di stima da parte di Macron al quale mi posso associare, ma non mi risulta che sia nell'ordine delle cose una candidatura del genere. Giuseppe. Presidente, grazie a lei. Un anno a Palazzo Chigi, al momento, insomma, ecco, è passato poco più di un anno. Noi abbiamo ricordato quest'anno e sintetizzato con un anno sull'ottovolante per il governo e per il Presidente del Consiglio, ma ci sono stati dei momenti particolari in quest'anno, ecco. Ma ci sono delle cose che lei si ricorda in modo particolare, ad esempio i complimenti che le hanno fatto più piacere in quest'anno e anche i momenti critici in cui lei ha avuto qualche preoccupazione di troppo in più, ecco, sulla stabilità del governo e del sistema paese? Guardi, di quest'anno ricordo tantissimi momenti, tantissimi episodi. Cerco di isolarne alcuni e così vengo anche ai complimenti e ai momenti critici. Un momento sicuramente critico, forse più critico, è stato quello a dicembre della procedura di infrazione. Devo dire la verità, io stesso mi rendevo conto della estrema difficoltà e anche forse improbabilità per certi versi di riuscire ad evitarla. E quindi è stato, lo ritengo davvero un grande risultato nell'interesse del Paese. È stato un passaggio molto critico. Per quanto riguarda poi questo sul piano, diciamo, economico, sul piano forse umano il momento forse che è stato più toccante, ce ne sono stati tanti, abbiamo avuto varie tragedie, ma quella del crollo del Ponte Morandi è stata una tragedia che ho vissuto pressoché in diretta. Dopo qualche ora ero lì sotto il ponte, ci sono ritornato, mi sono fermato, ho coordinato anche diciamo, i soccorsi, le cabine di emergenza. E devo dire la verità, insomma, è stato veramente doloroso immaginare e vedere poi le salme di queste persone che mentre percorrevano un tratto di autostrada, una nostra autostrada, si sono viste trascinate nel crollo. Per quanto riguarda gli altri momenti, beh, per i complimenti direi forse quelli che mi hanno particolarmente emozionato sono stati quelli di Papa Francesco, perché mi hanno evocato, mi hanno riportato alla memoria un lungo colloquio avuto con lui, un colloquio privato, dove c'è stato veramente un dialogo intenso, e un dialogo che serberò, diciamo, nel mio bagaglio di memoria e porterò sempre gelosamente con me. E poi, più in generale, forse se parliamo in termini di bilancio, tra i momenti più belli, c'è il fatto delle lettere, delle comunicazioni anche via social che mi sono arrivate quando abbiamo attuato il reddito di cittadinanza. Io ho avuto delle lettere commoventi che se le facessi leggere credo anche i nostri ascoltatori e chi ci segue da casa si commuoverebbe con noi. Cioè vedere delle persone che hanno detto finalmente mi sono potuto permettere di acquistare delle lenti, degli occhiali da vista che non potevo permettermi. Altri, insomma, è stato un momento. Presidente, siamo in conclusione e noi siamo andati a intervistare un personaggio, lei ne ha visti tanti importanti, da Trump agli altri, veramente molto, molto significativo, che su di lei, che la conosce e lo vediamo insieme. Che ricordo ha del presidente Conte da ragazzo? Era uno studente brillante. Uno studente molto capace, impegnato, serio e vivace. Diciamo in gamba. Lo studente che ogni insegnante desidererebbe avere. Già da ragazzo manifestava doti da leader? Beh, era un punto di attrazione nella classe. Riusciva a monopolizzare l'attenzione dei docenti e dei compagni. E quindi direi di sì, direi che queste sue potenzialità si esprimevano già. Se l'aspettava questa carriera da premier? Mi aspettavo sicuramente una carriera brillante, anche se per anni io non ho saputo più niente di lui e mi sono continuamente chiesta
che cosa stesse facendo Giuseppe. Quando ho scoperto che è diventato Premier, non me ne sono quasi meravigliata. Presidente, l'unica che non si è meravigliata. Beh, comunque era davvero così bravo, perché se intervistassero la mia professoressa di matematica sarebbe una assolutamente sì. Pensi che a un certo punto, verso giugno, volevo fare ingegneria al Politecnico di Torino. Poi ho cambiato tante facoltà nel giro di qualche mese. Allora, abbiamo scherzato un po', abbiamo fatto una curiosità. Io chiuderei in bellezza con Serenella, con una domanda dai social, e poi la lasciamo andare ai suoi impegni di governo, Presidente. Devo dire che chi ci sta seguendo è molto informato sull'attualità politica, economica. E ci chiedono, Enrico ci chiede in particolare, le chiede, di Alitalia. E, tra l'altro, poco fa l'ANSA ha dato la notizia di un'offerta per Alitalia di Lotito, e comunque sabato scadono i termini per l'offerta vincolante. C'è un dibattito su Atlantia in corso. Le volevo chiedere a che punto siete, se pensate di chiudere o magari di dare un'altra proroga. Guardi, oggi è stata anche l'occasione, a margine poi della riunione economica, quella diciamo così generale, per avere un briefing di aggiornamento anche su Alitalia. Il vicepresidente ministro Di Maio, che devo dire la verità, sta lavorando su questo dossier come su tanti anche altri dossier molto critici, perché ovviamente è anche cronaca di questi giorni che sono varie crisi aziendali, e lo devo ringraziare perché insomma è sempre stato al lavoro e è ancora con maggior lena, insomma sta con molto coraggio e molta determinazione, sta affrontando tutte queste sfide. E ci ha aggiornato sul punto, adesso abbiamo sì una scadenza delle offerte vincolanti prossima, proprio nei prossimi giorni, stiamo un attimo valutando, diciamo, è un dossier ancora caldo, non mi esprimo perché, ripeto, c'è un regolamento di gara, anche un bando in corso e bisogna rispettare anche le regole. Siamo alla finestra, lei mi sta parlando di nuove offerte che arrivano, se arriveranno verranno tutte valutate. Quello che a noi preme è rilanciare veramente il sistema, e possibilmente anche in termini integrati, trasporto ferroviario, trasporto aeroportuale, trasporto aereo. Vogliamo, l'Italia ha bisogno di questo rilancio, anche perché stiamo lavorando anche a un piano straordinario di rilancio del turismo, e quindi vogliamo veramente, con una strategia integrata, realizzare tutte quelle condizioni per poter far ripartire il paese, ma in tutti i settori. Presidente, noi davvero la ringraziamo, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito, sono tantissimi, chi ha fatto domande, chi ha commentato, tutti i colleghi dietro le quinte che hanno scritto, che hanno scattato immagini, hanno fatto foto, la regia, tutta la squadra. È stata un'ora trascorsa insieme, credo, nella quale abbiamo fatto buona informazione, che poi è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, di ragionare, di approfondire, di dare ai nostri lettori, ai nostri abbonati un servizio completo. L'ANSA non tifa per nessuno, non può tifare per nessuno, perché è proprio nel nostro DNA, ma questo non ci impedisce di farle un grande in bocca al lupo per il lavoro. Tifate per l'Italia. Tifiamo per l'Italia, esattamente. Perché per nessuno, no, per l'Italia. No, certo, per nessuno delle parti politiche, no, per l'Italia sicuramente. E le facciamo un grande in bocca al lupo. Ci prenotiamo tra un anno, magari riusciamo a fare insieme un altro bilancio del suo governo e vediamo. Speravo in un invito più prossimo. Lo cogliamo, lo cogliamo. Grazie Presidente. Grazie. E al prossimo appuntamento con ANSA Forum. Grazie ancora.